non erano balle preziose di stoffa, quelle che i passanti videro volare dall'Ash Building. Erano i corpi delle operaie della Triangle Waste Company. Cadevano giù a decine, alcune con i vestiti e i capelli in fiamme. Quella citata dal libro Camicette Bianche è un'immagine che ricorda l'11 settembre 2001, giorno dell'attentato alle Torri Gemelle. Siamo sempre a New York, ma la storia che raccontiamo accadde il 25 marzo 1911. L'idea di raccontare questa storia nasce quasi 5 anni fa, quando con un gruppo di donne decidemmo a Licata, il paese in cui io sono nata e vivo, di leggere per un 8 marzo la lista di tutti i nomi delle donne vittime del rogo della Triangle. E poi per un caso, proprio per caso, con l'editore Navarra abbiamo parlato di questa tragedia, ed è stato proprio l'editore Ottavio Navarra a dire che questa era una storia molto bella, sconosciuta e che quindi meritava di essere raccontata. Queste ragazze partirono, arrivarono a New York ed, essendo tra l'altro molto brave nell'arte del cucito, trovarono subito impiego in una fabbrica, la Triangle Shirt Waste Company, dove lavoravano e producevano camicette bianche. In quel palazzo, l'Ash Building, quel giorno, quel maledetto giorno, il 25 marzo del 1911, purtroppo alla fine del turno di lavoro, intorno alle 16:30, scoppiò un incendio all'ottavo piano. Le operaie dell'ottavo piano furono subito circondate dalle fiamme e alcune di loro riuscirono a salvarsi. Per le operaie invece del nono piano non ci fu possibilità di salvezza, in quanto si accorsero dell'incendio soltanto nel momento in cui le fiamme raggiunsero il loro piano. Per cui, disperate, si misero la maggior parte di loro sui davanzali delle finestre e si gettarono nel vuoto per sfuggire ad una morte orrenda. In quel rogo morirono 146 persone, di cui 129 donne. Le italiane erano 38, anche se a queste è giusto aggiungere altre 5 vittime che non erano italiane perché erano nate a New York, ma erano nate da genitori italiani, quindi erano delle italo-americane. Risalire ai luoghi di origine delle italiane non è stato assolutamente facile. Diciamo che un po' mi sono improvvisata detective. Io avevo a disposizione soltanto come atti ufficiali i certificati di morte che erano stati redatti tra il 25 marzo e i giorni seguenti, e lì in loco, dai familiari che, con tutto lo strazio comprensibile, andavano ad identificare le vittime. Però, partendo da questi certificati, che tuttora sono depositati alla Cornell University di New York, io ho poi cercato di incrociare questi nomi con i nomi delle liste di sbarco ad Ellis Island e di fare anche un po' di ricerche sui cognomi. Qui siamo a Marineo, dove appunto è stato accolto l'appello lanciato sia dall'editore Navarra che dal gruppo Toponomastica Femminile per intitolare nei luoghi di origine una via, una piazza, un luogo a queste donne che emigrarono. E il comune di Marineo ha accolto questa richiesta, e insieme comunque a tanti altri, perché in Sicilia altri comuni hanno intitolato, come a Noto, come a Sciacca, come a Sperlinga, come a Cerami, Erice, Vittoria. Quindi diciamo che questo appello a far sì che restasse il nome di queste ragazze sulle pietre dei luoghi da dove erano partite è stato favorevolmente accolto, e con molta sensibilità sono state effettuate le intitolazioni.